Ed eccoci rientrati in studio dopo la lettura attenta dei giornali quest'oggi in edicola. Devo andare a prendere subito le notizie di oggi su cui mi baserò, ma abbiamo poche cose, quindi meglio disturbare ancora una volta il caro Valerio Braschi, che ieri si è trovato a Savignano, all'Iper, quindi nella zona tra Gatteo e Bellaria, se vogliamo essere, diciamo, un po' più precisi. Savignano poi è sulla via Emilia, mentre qui siamo più sull'Adriatica, ecco, se vogliamo. Bene, quindi abbiamo seguito la presentazione del libro, c'era lui col mucchio selvaggio, che sono praticamente coloro che non hanno vinto, quindi gli esclusi appunto dei 20 finalisti di Masterchef, quindi tre di loro più Valerio Braschi facevano 4, i cosiddetti romagnoli, visto che mancava Roberto Perugini di Predappio, ma in sostituzione è entrata a far parte di questo gruppo romagnolo una Urbinate, quindi marchigiana, che si è aggiunta per la vicinanza, insomma, ecco, quindi sicuramente i più vicini all'Iper, ecco, quindi sicuramente, ecco. Bene, direi a questo punto di provare, nel caso ci conceda udienza, anche perché oggi secondo me è l'ultimo giorno in cui possiamo occuparci ancora di Masterchef, perché oggi in realtà c'è un congresso di jeunes restaurateurs, di giovani ristoratori piuttosto che giovani Masterchef, e quindi l'Emilia Romagna tra l'altro ancora al centro dell'attenzione, visto che sì, l'epicentro culinario diciamo emiliano-romagnolo è praticamente sì a Modena, ma praticamente dopo Modena abbiamo quindi la Romagna. L'epicentro fino a poco tempo fa si trovava proprio in zona, scusate, ma ho dimenticato una cosa molto importante, che è quella, adesso ve lo dico. Eccoci collegati con gli amici della Radio Milano TV. Bene, sì, no, abbiamo fatto partire un brano musicale, ma purtroppo Vasco Rossi è saltato, semplicemente perché io poi mi ero dimenticato di prenotare il mio ingresso in radio alle 12:47. Abbiamo, sì, 13 minuti che sono più che abbondanti per quello che dobbiamo fare fino a mattinata. Stavamo cercando di metterci in contatto per chiudere il discorso fatto già a più riprese con Valerio Braschi, che è il fresco vincitore di Masterchef. Oggi è il giorno in cui si riuniscono i ristoratori, noi abbiamo già taggato, diciamo, i nuovi ristoratori, io ne ho incontrati 4, non so se sono più di 4, poi chiaramente più tardi ci arriveranno anche i nomi esatti di questi 4 che ho avuto modo di conoscere, ma sicuramente 2 li ricordo. Uno è Daniel Canzian, che è praticamente lo chef del Daniel a Milano, è un allievo di Gualtiero Marchesi, che ha lavorato molto con lui e che già da qualche anno ha questo ristorante, quel di Milano molto frequentato, non ancora stellato Michelin. Mentre invece, visto che si parla di giovani, di Emilia Romagna, di regione, ecco, quindi ecco, faccio squadra anch'io perché sono il punto di questa regione, abbiamo un nuovo presidente della Jeunes Restaurateurs, che è tra l'altro Luca Marchini dell'Erba del Re, una stella Michelin a Modena, quindi abbiamo un emiliano, quindi della regione Emilia Romagna. Abbiamo una nuova entrata tra l'altro fra i Jeunes Restaurateurs, perché Daniel Canzian, è vero, ha lavorato con Gualtiero Marchesi, ma come dire, ha aperto un suo ristorante e quindi non è che continua a lavorare con Gualtiero Marchesi, che di stelle ne ha avute anche 3 nella sua carriera, no, in questo caso si è messo in proprio. Mentre invece a Imola abbiamo il San Domenico, è certamente un giovane ristoratore, ecco, quindi il San Domenico non è un giovane ristorante, ecco, per essere più precisi, ma devo dire che continua la sua grande attività grazie anche al nipote di Valentino Marcattili, che sarebbe appunto lo chef da sempre, praticamente, non dico da proprio dall'inizio, perché c'era poi il grande maestro di tanti e soprattutto di Valentino Marcattili, che era bergese, ecco, questo va detto, però diciamo che sono, non dico secoli, ma comunque dal secolo scorso, da parecchi decenni, Valentino
Marcatilli col fratello Natale in sala dettano appunto legge. Adesso c'è il nipote che non si chiama Marcatilli di cognome e che invece di nome si chiama appunto Mascia, anzi dovrebbe essere forse il cognome Mascia, adesso lo dovrei controllare. E quindi oggi, da oggi chiaramente è possibile dire questa cosa, che c'è stato un embargo, diciamo, fino ad oggi. Ecco, mi hanno chiesto di non rivelare nulla prima del, diciamo, del 3 aprile, oggi è il giorno appunto del congresso, per cui usciranno i nomi appunto di questi nuovi Zen Restoratori. Io ne ho incontrati 4 a un evento Zen Restaurator che era un educational, tra l'altro sul riso acquerello, dove sono state scattate le foto. Mi hanno chiesto di non propagarle e devo dire l'ho fatto molto volentieri, giustamente, e quindi oggi chiaramente riveliamo anche questa cosa, mentre precedentemente abbiamo, diciamo, focalizzato più su una nuova stella Michelin a Pinerolo, che è già Zen Restaurator da un po' di tempo e che è praticamente Milone, ecco, quindi lo chef Milone che ha avuto la stella Michelin, il vicepresidente della Zen Restaurator, tra l'altro è sempre della provincia di Torino, Pinerolo è in provincia di Torino, ed è un ristorante Mago Rabin che ha una stella Michelin in quel di Torino, con cui c'è un piacevole ricordo sulla nostra telefonata quando c'era ancora la candidatura alla stella Michelin, ma non arrivò la stella Michelin, quindi il cuoco, insomma, si ricorda un po' di questa cosa che poi è avvenuta l'anno successivo. Quindi alle 12:51, poi magari proviamo a richiamare il caro Valerio Braschi, visto che tra l'altro abbiamo sì colto l'occasione di occuparci di questo epicentro culinario romagnolo con il povero diavolo che sta cambiando chef, e poi anche Leggiare, mi dicevano a Montiano, avrebbe cambiato chef. Non so se abbiamo qui con noi, abbiamo il sito per vedere se magari trapela il nome di qualcun altro, quindi Leggiare, andiamo a vedere. Non possiamo chiamare perché penso che Leggiare oggi abbia un giorno di chiusura, quindi saremo costretti a parlare con la segreteria telefonica. Ecco, locale che sappiamo presentarsi molto bene, adattissimo a eventi, matrimoni, compagnia bella. Ecco qua, infatti nella home page si vedono questi arredi del ristorante, che si parla di Claudio Amadori. Leggiare nasce nel 95 e per quanto concerne il nome dello chef mi sembra che sia per il momento ancora non noto. Molto ovviamente continua la cucina che era stata impostata con un cuoco che attualmente sta facendo delle esibizioni recentemente anche all'Italy di Forlì, e che potrebbe, come dire, andare a finire in qualche altro locale, siccome ci sono dei rumors. Il rumors che riguarda Gorini è che il ristorante del Gambero Rosso di San Piero in Bagno, l'ultima cosa che sta circolando, potrebbe essere affidato lui. Potrebbe essere il suo nuovo ristorante, e devo dire potrebbe essere anche una mossa abbastanza tattica, anche se in realtà da quelle parti, diciamo, il ristorante erede sia di Gambero Rosso che praticamente di Paolo Teverini è sicuramente questo ristorante che si trova come fra queste due località, che sono San Piero in Bagno e San Piero in Bagno, cioè Bagno di Romagna e San Piero in Bagno, ecco, che si trova nella zona appunto termale, dove c'è un lago. Infatti il ristorante del lago ha delle buone segnalazioni nelle guide, e noi devo dire l'abbiamo trovato molto interessante. Sembra uno di quei ristoranti che hanno la stella Michelin in Spagna, non proprio a Barcellona, ma ecco, nei paraggi di Barcellona, in Catalogna. Voi andate in questi posti sperduti che hanno la stella Michelin, dove c'è un'intera famiglia riunita, sia giovani che attempati, un po' come i Rocca un tempo, e quindi c'è questo contesto che io ho rivisto, devo dire, ho notato appunto lì, appunto al ristorante del lago.
ristorante Albergo del Lago, anche se in realtà l'albergo ancora non è stato riaperto, ma ci sono buone possibilità per il futuro. Quindi qui non mi sembra di notare nulla che possa riguardare lo chef. Ecco, quindi si parla di cura, attenzione, amore per ogni singolo ingrediente, ma secondo me non si fanno più i nomi. Quindi vediamo se per caso nel menu c'è qualcosa, contatti, riconoscimenti, eventi, nel menu potrebbe essere anche citato lo chef, ma non mi sembra, di notare nulla. Storia, una storia deleggiare, molto ovviamente si parla del proprietario, la famiglia Amadori, che hanno poi anche un albergo a Cervia molto interessante, Villa del Mare se non ricordo male. Ecco, però non si citano chef. Vabbè, allora cominciamo a commentare le notizie regionali quest'oggi in edicola. Prima abbiamo parlato appunto di quello che in questi giorni stiamo facendo, quindi potrebbe essere banale, come dire, andare alla presentazione del libro di Valerio Braschi. Ecco, in realtà lui è erede un po', insomma, di questa cultura gastronomica che comunque c'è da quelle parti, che ha raggiunto dei buoni risultati a livello nazionale, che quindi hanno messo al centro dell'attenzione appunto Sant'Arcangelo e le zone limitrofe. Il fatto che questa cosa si sia un po' mantenuta con MasterChef e con la Sangiovese, di cui ci stiamo appunto occupando, come dire, significa che effettivamente c'è una sorta di continuità e di rinnovamento. Poi vedremo quali saranno le ulteriori novità, intanto quest'anno va così. Allora, i criminali vincono ancora. Rapinatore uccide un barista vicino a Bologna, quindi siamo a Budrio. Pochi giorni fa il PD ha bocciato la legge della Lega che ampliava il diritto di legittima difesa a vantaggio di una norma più garantista verso i ladri. Ieri quindi un assassino ha ucciso un padre di famiglia disarmato nella sua tabaccheria e ferito i clienti. Questa è appunto la notizia che, devo dire, troviamo un po' in tutti i quotidiani, commentata diversamente. Questa era nella versione di Libero. Cominciamo a liberare Lombardia e Veneto. A parlare Salvini, attenzione, non io. Ecco, poi toccherà all'Italia. Salvini dice: sui referendum per l'autonomia ho sondaggi straordinari. Avrebbe parlato lui, anche se la voce effettivamente era la mia. Allora, tasse tagliate agli hotel che ospitano i profughi. L'accoglienza è un affare, consente la concorrenza sleale. Il veterinario Bietto dice che la dieta crudista è la migliore per cani e gatti, ma devo dire che anche per noi non è male. Io ieri stavo appunto alla Sangiovese, sono voluto proprio andare a pranzo, vedere appunto l'affluenza delle famiglie a pranzo, quindi ho anche visto tutta la Sangiovese, perché, come dire, tutti i tavoli erano occupati. Stiamo parlando di un locale molto grande, capiente, insomma, si parla addirittura di 300 persone, quindi abbiamo le cantine e abbiamo tante sale, quindi tante situazioni, soprattutto il decoratore, un decoratore d'eccezione, che non so se poi ha fatto anche altre cose su questo genere, che è Tonino Guerra, quindi le stufe di Tonino Guerra. Anzi, io ero proprio seduto proprio di fianco a una di queste stufe che sono, come dire, lì, poco scostate dal muro, ecco, dove magari puoi mettere anche qualche attrezzo dietro la stufa. Abbiamo trovato un mattarello che serve per fare poi la pasta fatta a mano, e quindi, ecco, ricordo con piacere questo squacquerone, è stato servito con della rucola, e devo dire la rucola cruda ha un gusto particolare, ecco, quindi batte tutti gli altri gusti cucinati, e quindi veramente piacevole. E quindi sono d'accordo appunto con la dieta appunto crudista, quando è possibile, anche perché noi spesso l'insalata con un filo d'olio la mangiamo, quindi non sto esagerando, ecco, quindi crudo può essere anche mangiare una mela, tagliarla, affettarla e mangiarla così com'è, e quindi con quei gusti equilibrati che hanno questi prodotti, che molto ovviamente ha creato il buon Dio, mentre invece altre cose che vengono manipolate chiaramente dagli umani, come dire, possono essere sì creazioni perfette, senza ombra di dubbio, ecco, quindi, però più delle volte non è così. Andiamo avanti, abbiamo Carlo ad Amatrice, ma il sindaco non lo accompagna.
vabbè, può essere positivo come negativo, nel senso che con un personaggio del genere in giro fra le macerie qualcuno poteva anche pensare che il sindaco si voleva fare pubblicità e forse non era il caso. Poi per salvare gli ulivi tirano le bombe alla polizia, gli scontri in Puglia, le piante devono essere trasferite in un altro campo. Ecco, che detta così non sarebbe neanche male, cioè tu sradichi degli ulivi facendo bene attenzione e poi li porti appunto all'altra parte, perché l'appezzamento di terreno immagino sia stato espropriato, comunque venduto. Domani Cesena-Brescia, Dancor e Rodriguez non recuperano. Poi abbiamo l'Unieuro, rimanendo appunto in titoli lanciati in prima pagina, ma che riguardano oggi lunedì lo sport. L'Unieuro ci mette il cuore, ma la Virtus Bologna espugna Forlì. Gran Fondo del Sale in 6.000 al via, Ravenna, la vittoria un romagnolo, il savignanese Luca Celli. Ecco qua, così abbiamo dato tutta la notizia. Osteria dei Frati domani. Per la prova del cuoco si punterà su carciofo con fossa, pepe e mora. Cervia, non sai cantare, e lui reagisce a colpi di martello sulla vetrina. Questo è avvenuto qui a Cervia. Poi abbiamo ad Hong Kong, record per il Mao di Warhol, a lungo censurato da Pechino, in realtà i Warhol sono alcuni, si parla di oltre 9,4 milioni di dollari a cui la stessa opera era stata venduta nel 2014 a Londra, perché saremmo saliti a 11 milioni. Poi ho letto un altro giornale, da oggi al 5, quindi il 3, il 4 e il 5, Raffaello per 3 giorni al cinema. Avevamo già segnalato questa notizia, ma oggi è proprio il giorno in cui iniziano queste proiezioni, che molto probabilmente potete trovare nei cinema, nelle multisale, oppure comunque in cinema anche diciamo indipendenti, non multisala, magari con una sala solo o al massimo due, che come dire partecipano a questa iniziativa. Sesso a 70 anni senza tabù, Placido, quindi Michele, dice: l'amore è l'unico elisir, i farmaci non servono se manca l'affetto. Carlo ad Amatrice, le lacrime del principe, quanto coraggio, farà qualcosa per voi, avrebbe detto l'erede al trono per 3 ore nella zona rossa. Piagnoni si nasce, bimbi italiani sul podio di chi versa più lacrime, i nostri neonati al terzo posto dopo i britannici e canadesi. La classifica in uno studio inglese che però sostiene che è indice di salute. Cross Design, le librerie nascondono i letti e i tavoli diventano sedie. A Milano vince il mobile multiuso. Quindi devono essere, non so che termine c'era scritto, non l'ho annotato, quindi devono essere molto disponibili, queste, cioè devono, una cosa deve fare più cose. Ecco, è molto importante. Devo dire che anche a me piace questa cosa, che è poi tipica di ambienti piccoli, dove ad esempio noi che abbiamo appena rinnovato, quindi dobbiamo arredare praticamente una sorta di soggiorno che dà sulla cucina, la cucina devo dire va benissimo perché vorremmo far vedere gli chef che cucinano, e poi c'è praticamente il ripiano dove si mette normalmente il televisore, che servirà chiaramente da monitor per noi, magari una poltrona, ma poi diventa difficile, come dire, creare anche una tavola nel caso ci siano come dire più commensali. Ecco, perché chiaramente le cucine oggigiorno, lo vediamo un po' ovunque, hanno questi tavoli tipo bistrò, tipo bar, ecco, queste sedie chiaramente sgabello, e diciamo i due, marito e moglie, praticamente proprietari della casa, più delle volte durante l'anno si ritrovano soli a mangiare in cucina. Ad esempio qui non si vede, ma qua dietro l'angolo appunto c'è una cucina con un piccolo tavolo, in realtà qui si può notare c'è un tavolo con 6 sedie, che poi è un tavolo allungabile, quindi come dire 8-10 persone ci potrebbero stare, ecco. Quindi ecco, diciamo, una situazione del genere è un po' difficile da attivare, perché ci vuole sicuramente più spazio, ma esistono anche dei tavoli che spariscono, ecco, che diventano i tavoli nel momento appunto del bisogno, tavoli che magari puoi appoggiare a un muro e occupano poco spazio, quindi sono, ecco, devo dire delle situazioni molto interessanti che sono al centro del Salone del Mobile, si sta tenendo a Milano.
Poi abbiamo Monica Bellucci, Divina del Bel Canto per le Cali di Venezia, dal 26 su Atlantic, la terza stagione di Mozart in the Jungle con Gael García Bernal. E poi ancora, chiudiamo, Salvatores, dice la mia Gazza acrobata in stile Cirque du Soleil, il debutto il 12 alla Scala, questo nuovo allestimento della Gazza Ladra appunto di Rossini che avevamo già anticipato, avevamo già segnalato, ma adesso come dire ci siamo, ecco, quindi mancano neanche 10 giorni appunto a questa cosa che poi ci auguriamo vada anche in TV, la possiamo vedere anche comunemente da casa senza il bisogno di andare appunto alla Scala. 13.03, noi facciamo l'ultimo squillo al caro Valerio Braschi, che sicuramente ci manderà a quel paese, penserà a uno stalker, ma noi di solito le cose le facciamo bene, cerchiamo almeno di farle bene e quindi seguiamo le notizie prima, durante e poi anche dopo, che chiaramente abbiamo seguito l'evento. Valerio Braschi chiaramente sarà libero insomma, da impegni, perché chiaramente ieri non è stato facile chiaramente firmare tutti questi libri, la cosa è stata abbastanza lunga, ma evidentemente c'è un accordo, un contratto chiaramente va rispettato sia con quelli di Masterchef che con la casa editrice che promette la pubblicazione di un libro appunto terminato a livello televisivo Masterchef, perché in realtà il vincitore lo sapeva già che 6 mesi fa avrebbe vinto Masterchef e quindi ha avuto tutto il tempo di realizzare, devo dire, un bel libro. Gli altri si presentano, devo dire, molto, molto bene e tra l'altro il libro vende parecchio anche perché come dire, in questo modo si apre come dire, un po' un nuovo pubblico a quella che è la ristorazione chiusa nei ristoranti, che certe volte è solamente nota chiaramente ai buongustai che frequentano magari questo locale, lo prenotano e quindi non a tutti. Ecco, ultimamente la televisione non ha fatto altro che diffondere questa cucina e siccome fa molto audience, in realtà devi inventare dei piatti, Vissani è bravissimo in questo, dei piatti proprio per l'occasione, quindi non sono più i menù che possono girare in un menù appunto di qualsiasi ristorante e che il pubblico chiaramente paga, magari anche appunto a caro prezzo, sono i piatti che non necessariamente devono incontrare il consenso del pubblico, ovviamente i piatti che sono in carta sono piatti collaudati, ecco, difficilmente un piatto improvvisato va a finire appunto in carta. Chiaramente si cerca di mettere cose che sono richieste, che chiaramente possono essere riproposte, vanno a finire in carta, sono i cosiddetti classici collaudati. Poi è chiaro che lo chef può fare a mano libera un menù in base anche alle allergie appunto del cliente, allora in quel caso lì appunto arrivano dei piatti che magari in carta non ci sono e che sono insomma delle creazioni che comunque nel menù cosiddetto gastronomico a mano libera appunto dello chef comunque spesso vengono preparati. A me è capitato recentemente a Del Cambio dove ho dato carta bianca chiaramente a Baronetto e quindi effettivamente poi quel piatto lì comunque è stato servito anche ad alcuni altri che avevano chiesto la stessa esperienza gastronomica, che poi quando sono questi chef abbastanza noti come dire si fa un percorso gastronomico. Ok, con questo è tutto, io quindi vi saluto, vi rimando domani mattina alle 8.20 e fra poco queste notizie verranno archiviate sul mio profilo di Facebook, ovvero Elio Crociani. Salutiamo anche gli amici di Periscope.